Cammini, cammini. Andare piano ti permette di vedere, di sentire, di gustare i profumi. E dopo poco capisci che il vero fascino del cammino non è la meta finale o quella della giornata, ma il cammino stesso. Da qui, dal colle del Monginevro, inizia il nostro cammino, quello della Via Alta, che, seguendo il percorso dell'antica Via Francigena, ci condurrà alla scoperta di luoghi e persone, sino a Vercelli. Non sono nuovo a queste avventure. L'anno scorso ho passato un mese sul cammino di Santiago, una ventina di chilometri al giorno, da solo, ma incontrando tanti pellegrini, per strada, nei numerosi ostelli, al ristorante o al bar dove ti concedi una breve sosta. È un modo tutto nuovo di viaggiare e di offrire ospitalità. Quando si cammina tutto il giorno, le ore trascorrono lente, ma non ci si annoia. Guardi il paesaggio, le persone, gli animali, le pietre, le piccole cose con occhi nuovi, scoprendone la bellezza. Tutto diventa importante ed unico. Il cammino ti porta a riscoprire e vivere una dimensione profonda di spiritualità. Quel tempo prolungato con te stesso, nella fatica fisica, nel silenzio, ti aiuta a percepire la tua dimensione spirituale, quella degli altri e del mondo, al di là di ogni appartenenza religiosa. Attraversato il Gran Bosco di San Beltrán, giungiamo alla grandiosa fortezza di Exil, che un tempo segnava il confine con il Delfinato. E allora, come d'incanto, immagino cannoni, fanti e cavalieri che si affrontano sotto queste imponenti mura. La Via Alta passa qui, sovrastata dalla mole dell'ardito viadotto dell'autostrada e accanto ai preziosi vigneti di Chiomonte. Antico e moderno si fondono in una strana e affascinante sintesi. Qui, come altrove, ci sono persone che non hanno abbandonato la montagna. Anzi, hanno ricominciato a vivere della terra recuperando i terreni incolti, facendo crescere una piccola ma florida economia sostenibile. Thank you.
Il sentiero ci fa raggiungere Susa nell'area archeologica, ricca di testimonianze di epoca romana. Provo una certa emozione a guardare questi edifici che da 2000 anni ci osservano. Penso a quanta gente prima di me è passata sotto l'arco di Augusto. La porta a Savoia, un po' romana e un po' medievale, nasconde quasi la facciata di San Giusto. A pochi passi, il possente campanile romanico. Il fascino del cammino sulla Francigena è che vivi per un lungo periodo e non solo qualche giorno un'esperienza fuori dai ritmi e dagli spazi della normalità, dove tornano a prendere senso e gusto i gesti ordinari del mangiare e del bere, del sostare, del lento e tenace avvicinarsi alla meta. Ecco lei. Oh, grazie signora. Prego. Grazie. A Susa un altro percorso si congiunge con la via francigena del Monginevro. È il cammino che passa dal Moncenisio. Sei te stesso e basta. Sei ciò che sei. Non conta il tuo ruolo nella società, i tuoi soldi, il tuo passato. Sei solo, di fronte a te stesso. E così ti relazioni agli altri. Così doni e ricevi, o resti vuoto. È una bella esperienza, in un mondo dove spesso viviamo prigionieri di un ruolo o di un'immagine. In questo angolo della Val Cenischia, un po' appartato, si nasconde l'abbazia di Novalesa, con i suoi 1300 anni di storia, la più antica e importante della Val di Susa. Thank you.
Sorprendente la pace e il silenzio di questo luogo, così come i vivaci affreschi dell'undicesimo secolo che ricoprono interamente l'interno della cappella di Sant'Eldrado. Sono indeciso se continuare il mio cammino nella bassa valle oppure salire fino in vetta al monte Pirchiriano, dove è arroccata la più suggestiva abbazia del Piemonte, la Sacra di San Michele. Mai farsi prendere dalla voglia di fare troppo. Il tuo organismo te ne chiederà presto conto. Buongiorno. E allora bisogna fermarsi. Un buon bicchiere di vino e un piatto stagionale a base di prodotti tipici del luogo è proprio quello che ci vuole. Buon appetito. Oh, bello. E cosa sono? Polenta concia, brasato e formaggi caprini. Soffia implacabile il vento della Val di Susa, che piega gli steli del mais. E uno zaino troppo pesante è come il vento, alla lunga incurva la tua schiena. Devi fare una selezione e scopri così che solo pochissime cose sono utili e importanti. Il resto è solo un fardello. È un bell'insegnamento per la nostra vita di tutti i giorni. Siamo nel centro storico medievale di Avigliana. Uno dei posti tappa della Via Alta mi accoglierà questa sera. È in un luogo come questo, dove non trovi televisori al plasma o chissà quale bar attrezzato, che ci piace pernottare. Magari leggendo un libro o chiacchierando con gli occasionali compagni, oppure ascoltando il frinire dei grilli sul far della notte. Qui avrei bisogno di un timbro per il passaggio di oggi. Certamente. Ecco, se mi mette anche la data, grazie. Buon cammino. Grazie. Nella bassa Valle di Susa, quasi alle porte della grande città, l'abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, antico posto tappa dei pellegrini, è ancora lì, a testimoniare un glorioso passato. La croce incisa sulla pietra segnalava ai pellegrini un luogo di ospitalità. Dalla collina del castello di Rivoli, dove antico e moderno ancora una volta coesistono, scendiamo verso Torino percorrendo i 14 chilometri di Corso Francia, l'asse prospettico barocco che congiunge Rivoli a Superga.
ciao. Hola, come va? Buon cammino. Buon cammino. Ogni incontro è una festa. Si stabilisce un contatto autentico e immediato, perché si è più disponibili verso gli altri. Si fa un pezzo di strada insieme e si parla di tutto. Dalle cose più banali agli argomenti religiosi o filosofici. Si discute di tecnologia, di storia o sul senso della vita. Si impara molto camminando e si sviluppa un senso di solidarietà che è difficile trovare nei giorni della tua vita ordinaria. Scendiamo lungo il Po, l'antico Eridano. Passiamo da una sponda all'altra per raggiungere Chivasso, dove le acque del grande fiume alimentano il canale Cavour. Ed è l'acqua l'elemento dominante e vitale per la grande pianura che si apre davanti ai nostri occhi. Acqua che scorre anche in mezzo ai villaggi. Acqua che fluisce nelle risaie del Vercellese, dove gli aironi volteggiano sorvolando le moderne cattedrali del progresso che irrompono nella pianura. Le grandi fattorie che punteggiano questa pianura senza alberi mi ricordano il duro lavoro delle mondine. Oggi queste potenti macchine solcano i campi e di uomini non se ne incontrano molti. Nella periferia di Vercelli ecco un incontro fortuito, questa volta con una pellegrina finlandese. Sta viaggiando da Sisteron fino a Roma. Ancora pochi passi e siamo giunti al termine del nostro cammino, a Vercelli, di fronte alla chiesa romanica di Sant'Andrea. La Via Alta, un modo nuovo di fare turismo, rispettoso dell'ambiente, che apre piccole ma numerose strade affinché l'ospitalità sia anche una fonte di reddito. Un turismo dove ogni luogo possa diventare un posto dove stare, dove non sentirsi escluso, dove sentirsi accolto.